Scusate. Allora, buonasera a tutti da parte di OSA. Stasera abbiamo l'onore di avere con noi Paolo Germani, che tratterà una conferenza dal titolo Tradizione e Identità. E crediamo che non ci sia un momento migliore per approfondire questo tema, che è quello che sta portando avanti le nostre cicli di conferenze questo anno. Paolo Germani, diciamo, è nato a Mesedano, in provincia di Parma, nel 1958. Sicuramente Parma è un paesaggio che sicuramente l'ha influenzato pesantemente per tutto l'arco della sua carriera, per tutto il continuo. Infatti, sempre a Parma, attivo il suo studio di architettura, nel 1990 è anche professore di progettazione all'Università di Firenze. E oltre alla professione di architetto, quindi di progetti di opere, ha scritto anche alcuni libri, di cui vi consiglio uno in particolare, che personalmente è molto un muro di gomma. L'architettura e Paolo Germani costituiscono un richiamo silenzioso all'ordine, un ordine sempre più necessario per far fronte all'orizzonte catastrofico che si deve paesaggio, in questo caso è il paesaggio italiano. Attraverso una pittura essenziale nelle forme e precise nei suoi significati, Germani mira a ridonare al fatto architettonico la sua intrinseca realtà, su cui possa essere svelata la verità delle cose. A questo punto ci do la parola a Germani, ricordo che dopo avremo il progetto delle domande che vogliamo, e quindi vi auguro una buona conferenza. Questa immagine che vedete si riferisce a una fotografia di Luigi Ghirri, forse il più grande fotografo di paesaggio del Novecento, certamente il più grande fotografo italiano di paesaggio del Novecento. Luigi Ghirri fotografa l'Italia in miniatura di Rimini, un villaggio per bambini, in cui i monumenti italiani, i principali monumenti italiani, sono riuniti tra loro con una scala irreale. Le distanze tra un monumento e l'altro sono alterate, la condizione è di fatto una rappresentazione compiuta di quello che è avvenuto nel paesaggio italiano, nel paesaggio occidentale negli ultimi 50 anni. Ghirri, fotografo, quindi per definizione uomo che fissa una distanza, ci fa notare una ulteriore distanza. La distanza delle cose che sono cambiate e che oggi consentono a chi progetta soltanto un rilievo differente da quello che sarebbe stato possibile fino a qualche decina di anni fa. Per questo rilievo non è più possibile utilizzare semplicemente la tabella metrica, non è più possibile utilizzare gli strumenti di misura tradizionali, ma solo strumenti più complessi. E il progetto oggi probabilmente sta nel comprendere quali siano questi possibili strumenti. Nessun progetto è possibile se queste distanze non vengono rimisurate e si possono fissare degli elementi, dei parametri che ci dicono che cosa significano queste distanze in campo. Avanti. Questo fotogramma è tratto da uno dei primi film di Bernardo Bertolucci, si chiama Prima della rivoluzione, è del 1964. I due protagonisti, lei è una giovanissima Adriana Asti, una delle più grandi attrici italiane degli ultimi 50 anni, si recano a Fontanellato, un paesino della pianura parmense, per vedere la camera ottica. Prima di entrare, i due giovani si salutano. Lei entra in questa stanza
lui se ne va dall'altra parte della piazza. La camera ottica è un luogo, una piccola stanza, appunto buia, dentro la quale nell'Ottocento è stato allestito un meccanismo che cattura la luce. La luce scende dal soffitto e si fissa su un lenzuolo bianco. Avanti. Questo è fondamentato. Avanti. La ragazza guarda sul lenzuolo steso sul tavolo e sul lenzuolo vede l'immagine di lui dall'altra parte della piazza e esclama: che bello stare con te anche quando non ci sei. È magica, ma è vera, però è magica. Di fatto la camera ottica anticipa il principio della telecamera di almeno un secolo e ci mostra questa straordinaria condizione in cui una cosa viene trasportata attraverso l'immagine, definendo un nuovo modo di misurare le cose. Avanti. Avanti. Ecco, dall'altra parte della rocca, lui che sta facendo dei larghi gesti per farsi vedere dalla ragazza. Avanti. Che cos'è dunque questa distanza? Che cos'è questa condizione profondamente mutata del paesaggio con cui dobbiamo fare i conti? È una condizione solamente fisica, di distanze geometriche, o è una condizione più complessa? Prima di capire come possiamo misurarle, dobbiamo capire di cosa si tratta. E allora forse ci accorgiamo che la possibilità di misurazione che ci offre oggi, cioè qualsiasi possibilità di avvicinarci alle cose per poterle nuovamente progettare, passa attraverso questo principio di riconoscimento. È un principio di riconoscimento che evidentemente il Novecento ha travolto, ha completamente sconnesso, ha disintegrato, e quindi noi ci troviamo come eredità questa necessità, questa urgenza di definire quali sono i nuovi strumenti. Il tema che stasera mi è stato dato da affrontare è quindi nel rapporto tra tradizione e progetto. Questo tema scivola immediatamente nella domanda del rapporto e di quale sia il rapporto fra identità e progetto. Sostituendo immediatamente quindi alla parola tradizione, che è una parola insostituibile, la parola identità, che è una parola indivenibile, che è una parola progressiva, che è una parola mutante, con la quale tuttavia noi forzatamente, vogliamo o non vogliamo, dobbiamo fare il conto. I progetti che vi mostrerò corrono su questa linea di demarcazione e si interrogano su quale sia questa possibilità di riconoscimento che a noi abitatori di un Occidente in rapida trasformazione ancora oggi sia consentita. Qui siamo nel centro della pianura padana e stiamo guardando dall'aereo uno degli elementi strutturali fondamentali che hanno contribuito alla nascita di questa regione, alla sua definizione, che sono stati l'elemento fondativo delle sue città, dei suoi fiumi, delle sue strade, delle sue divisioni poderali. Si tratta della via Emilia, che vedete lassù, attraversare il quadrante, e che vede poi un suo parallelismo con la linea della alta velocità Milano-Roma, e qui la pianura padana con quei pochi residui della centuriazione romana che ne costituivano il reticolo organizzativo e strutturale. Poco distante da questa situazione
c'è un paese, un piccolo paese che si chiama Noceto. Lì, alcuni anni fa, una decina di anni fa, sono stato chiamato a costruire, a progettare e a costruire un municipio. Il municipio è collocato in questa posizione che vedete dentro il cerchietto rosso. Qui, in questa parte, c'è il centro storico del paese. Là, come vi ho detto, c'è la Via Emilia. Si tratta di un lotto di margine, a margine quindi del centro storico che si sviluppa qui, e a margine anche di Torrente, che corre esattamente in questo modo. La scelta, lo vedrete, è stata quella di fare un edificio che introduce già il modo in cui si decide di fare architettura, e cioè l'edificio è un percorso, non è altro che la rappresentazione di alcuni elementi che tengono insieme l'idea del percorrere, dell'attraversare per giungere a una meta. Esattamente il municipio, che vedete in questa piccola macchietta, è orientato con un'inclinazione di 30 gradi rispetto alla struttura principale del paese, che è questa, la struttura storica, ed è orientato, lo vedrete, con un accesso verso il centro storico e con un'altra cosa, una fine, che guarda invece verso il paesaggio e la Via Emilia. Avanti. Eccolo qui. Qui c'è il centro storico, che finisce esattamente in questo punto, a margine del quadrante. Si arriva in questa piazza, si imbocca l'ingresso del municipio e si arriva in questo punto a guardare verso la Via Emilia. Perché questo? Perché questa sorta di spina dorsale che tiene insieme tutti gli elementi, lo vedrete, non è altro alla fine che un'idea di strada. Un'idea di strada su cui si affacciano delle case, gli uffici, e che giunge a una piazza o a un edificio più importante, che è questo, in cui è collocata la sala civica e la sala del consiglio. Questo percorso è molto importante perché introduce il principio fondamentale, quello che in un edificio devono convivere due elementi fondamentali. I due elementi sono stati completamente separati dal Novecento: lo spirito e la struttura, l'anima, se vogliamo, e la sostanza della terra. Vedrete come tutto il mio discorso correrà tra questi due elementi, che ovviamente contengono già in sé per definizione la tradizione e la sua evoluzione. Infatti, avanti, se guardate questa pianta ai tre livelli, vedrete come una sorta di spina dorsale venga collocata lì. Si entra in questo punto, si sale, si imbocca questo scalone e si arriva fin lassù, dove c'è la sala civica. Questo scalone lo si imbocca inseguendo una luce che si vede fin da qui, quando arrivate sulla piazza. E seguendo questa luce, voi entrate nell'edificio ed usate l'edificio, abitate l'architettura. Solo e soltanto quando salite l'ultimo gradino, questa luce si rende manifesta. Perché? Avanti. Avviene che, salendo l'ultimo gradino, qui c'è un riproduzione un po' fatta male, ma attraverso l'apertura che è qui e quella che è qui, voi inquadrate all'interno di questa sala, appeso come un calendario, l'immagine di una corte rurale che sta nel paesaggio posto tra il paese e la Via Emilia. Una corte rurale è un nucleo rurale costituito dalla casa del contadino, dalla casa padronale,
che costituiva fino a qualche decennio fa uno dei cardini con cui si organizzava il paesaggio agrario. Allora, ora questo paesaggio lo vediamo appunto, dicevo, appeso come un calendario, con quel tanto di anacronismo che lo lega al nostro secolo, sapendo che potrà anche durare poco quell'immagine, e sta così appesa dentro una stanza buia. E tuttavia questa architettura si motiva attraverso questa saluta che ne costituisce l'anima, che distribuisce agli spazi dove gli uomini lavorano, che porta qui e porta a questa veduta. Nessuna parte di questa architettura nasce senza conseguire da quel principio. Avanti. Ecco, siamo sulla piazza e vediamo la luce e cominciamo a salire verso questa luce. Siamo letteralmente entrati nel corpo di questa architettura. Questa architettura non esisterebbe senza questo vuoto, perché a questo vuoto è aggrappato lo spazio. Il vuoto coincide evidentemente con lo spirito, con la parte di anima che costituisce la sostanza dello spazio architettonico, con qualcosa che si potrebbe anche definire inutile, come è inutile la musica, come è inutile Mozart o Vivaldi. Avanti. Ma questo vuoto ci porta poi lassù a vedere una parte precisa della struttura del paesaggio, ciò che rimane di quello che ha determinato la formazione di quel paesaggio, che sta a sua volta strettamente abbracciato all'esistenza della principale strada che attraversa tutto il nord Italia e che è stata il motivo, il senso e la ragione per costruire le più grandi città del nord Italia. Avanti. Questo è un dettaglio della salita con i corpi aggrappati, del grande elemento che termina la pianta T in cui è situata la cima. Avanti. E questa è l'immagine ribaltata, dove vediamo che questo ordine preciso che segna la testata è rotto solamente al centro dell'ultima fila di finestre, da questa finestra che non ha un serramento come le altre, ma è quella aperta sul paesaggio. Avanti. Ecco, ci spostiamo di poco, proprio lì, andiamo dall'altra parte del paese. Il paese è attraversato da una strada che per 1200 anni ha rappresentato il più importante percorso europeo per raggiungere. Per 1200 anni santi, soldati, imperatori hanno dovuto confluire in quella cruna viaria per attraversare l'Appennino e scendere verso Roma, i mari caldi, l'Oriente, il Mediterraneo. Ebbene, quella strada si stacca dalla via Emilia e sale dunque verso l'Appennino. A fianco di quella strada storica, in una situazione sostanzialmente compromessa, più o meno come tutte le periferie di questi piccoli paesi padani, qualche anno fa sono stato chiamato per costruire una piccola luogo di preghiera al servizio di una comunità per l'assistenza ai disabili. Siamo a 30 metri dalla strada e la mia scelta è stata quella di costruire un'architettura così configurata. Quattro blocchi, ognuno costituito da tre setti, aperti verso l'interno, chiusi verso l'esterno, leggermente spostati, anzi leggermente scostati uno dall'altro, per far vedere un'unica cosa, la statua della Madonna che Paolo Borghi, lo scultore Paolo Borghi, ha realizzato appositamente.
Ma questo spostarsi non ha solo la finalità di mostrare la statua della Madonna. Se andate all'interno, attraverso questi frammenti si individuano ovviamente quattro direzioni e quattro situazioni: la strada, il paesaggio rurale che rimane, il paesaggio completamente trasformato e ancora un altro frammento di paesaggio. Come dire, questo elemento assume e ricompone, entro certi limiti, le contraddizioni del nostro stare. La statua della Madonna ne è il fulcro. Avanti. Ecco, qui vedete ad esempio l'antico fienile che ancora esiste, questa è la parte della cascina ristrutturata per la comunità di assistenza, ma soprattutto a disvelarvi il senso di questa piccolissima, minuscola operazione è forse l'immagine successiva, una delle davanti. Ecco, qui vedete un altro frammento con il paesaggio verso il fiume e poi, più delle mie parole, forse parla questa immagine avanti che vi riassume la sostanza del nostro stare in quel luogo: un distributore di benzina, una casa dal tetto improbabile, un po' messicano, alcune cose strane, un deposito di camion. Quanto di più eterogeneo ci si possa aspettare? E poi quella rimane, la strada, la strada che per mille anni ha portato l'Europa verso Roma, e quindi il rapporto con la strada riassunto all'interno di uno spazio che assume e restituisce la geometria. Come dire che esiste ancora forse uno spazio dentro il quale le misure si possono assumere come nostro. Allora, ancora Noceto, il municipio era qui e qui siamo dall'altra parte del paese, esattamente sul margine del paese. E qui ho ultimato poco tempo fa questa scuola elementare materna che vedete, che è proprio sul limitare della strada principale, dell'asse principale, e in rapporto strettissimo con la campagna. E avanti. Qualcuno ha scritto che questa scuola potrebbe rappresentare, nella configurazione, come dire, tipologica del suo spazio, quasi il corpo di un bambino. E si potrebbe aggiungere forse che, visto con gli occhi di un bambino, potrebbe rappresentare il corpo di un gigante, un po' come nei viaggi di Gulliver. Certo è che mette insieme un corpo. E attenzione, fino a prima ho parlato molte volte di spirito, ma nessuna cosa che riguarda lo spirito può trovare un senso se non passa attraverso il corpo. Questa questione potrebbe essere lungamente discussa e essere oggetto di una conferenza specifica, che altri certo molto meglio di me potranno portare avanti, ma si può fare una notazione anche brevissima, proprio en passant. I greci hanno classificato tutto, hanno messo in fila e hanno fatto nascere la tipologia, un catalogo. Ma l'Oriente, a differenza della Grecia, ha sempre fatto qualcos'altro. Ha portato avanti non il tipo, ma il simbolo. Questi due mondi non si sono parlati, almeno fino ad Alessandro Magno. Si sentivano da lontano, ma non si sono mai incontrati.
si può ritenere certamente che vi sia un fatto che riguarda sia i cristiani che gli atei, e cioè che a un certo punto il tipo e il simbolo si siano incontrati in un momento ben preciso, quello della morte di Cristo. Se voi ci pensate, quello è il momento in cui un simbolo diventa un tipo. La croce, che fino ad allora non era altro che la rappresentazione di un patibolo, diventa l'elemento fondamentale per l'organizzazione dell'architettura. Pensate alla pianta delle chiese. Elena, madre di Costantino, imperatore che ha introdotto il cristianesimo nell'impero romano, parte, va in Oriente già in tarda età e fonda 60 chiese. Scopre il Santo Sepolcro, dove Adriano aveva costruito un tempio pagano per celare il Santo Sepolcro, fa togliere il tempio e costruisce una chiesa. Il tipo e il simbolo si fondono per la prima volta. Tutta la storia dell'Occidente successiva sarà condizionata da questo fatto. Ma che cosa è la croce se non il corpo? E cosa è la croce se non il simbolo dello spirito? Avanti. Ora, evidentemente, in questo discorso tra terra e cielo, questa questione deve continuamente ritornare alla terra. E la terra è quella che noi vediamo, quella che conosciamo, quella che misuriamo con i nostri passi. Possiamo cercare di sfuggire alla tradizione, ma la tradizione non si può allontanare, la tradizione c'è. E allora l'urgenza del mio lavoro è continuamente nel ritornare sulle misure della struttura del paesaggio, quelle della terra che vedete lì e che tornano qui, magari attraverso il corpo, che non è solo sacrificio ma è anche gioco, gioia. Avanti. Però questo corpo che si oppone a questo è un corpo che si deve costituire attraverso elementi che non sono improvvisati, anche quando è nuovo. E allora gli elementi qui possono solo essere la corte, il chiostro, la corte, il portico, gli elementi che costituiscono ciò che è espresso da questa cultura e che non farei nello stesso modo se costruissi in un altro modo. Avanti. Il corpo in cui si concentrano quindi ogni volta, attraverso quell'esercizio di autodisciplina, un po' di castigo anche, che è l'architettura, gli elementi fondamentali di questo rapporto tra ciò che sta nelle misure della terra e ciò che sta più in alto. Avanti. Avanti. Qui vedete, ovviamente, le facciamo scorrere rapidamente con le immagini della scuola. Questo è una delle corti, avete visto il chiostro centrale, dove abbiamo messo la dimora un noce, in questo luogo che si chiama Nocetto.
E poi vedete i due corti, una è la corte della scuola elementare, una è la corte della scuola materna, una da una parte e una dall'altra. Ovviamente tutte queste architetture che vedete così pulite sono già sporche, perché la vita è sporca. E alcune di esse le hanno già un po' malmesse, anche a distanza di solo qualche anno. Per esempio sul municipio di Noceto ci sono almeno 16 antenne, l'ho contato l'altro giorno. Su questa scuola ci sono 4 lucernari che hanno messo qui, ma insomma anche queste croste fanno parte della vicenda terrena. Avanti. Inseguendo quella strada di cui vi parlavo, quel tracciato così forte, ce ne sono due in Emilia, uno è la via Emilia, l'altro è questa strada, l'una è ancora una via fortemente praticata, l'altra è una via del passato. E inseguendo questa via del passato e salendo verso l'Appennino, voglio fermarmi con voi un momento in questo luogo che conosco bene. Siamo in un piccolo paese, appunto preappennino, si chiama Varano, e questa che vedete è la mia casa. La casa è in fondo a un crinale, questo qui è il castello, il ruderi del castello. Il castello è un castello ottoniano ed era uno dei castelli posti a controllo di queste vie. Il rapporto con la casa è fortissimo perché dal castello scendendo in 10 minuti si arriva alla casa attraverso il bosco. La casa, lo vedete, è rivolta quindi con una facciata, quella posteriore verso il bosco e quella anteriore verso il paese. Questo rapporto è fondamentale per spiegarvi come si configura questa architettura, perché questa architettura, a proposito di misure, quelle che stiamo inseguendo, è abbastanza emblematica. Allora, ecco il castello, questo monte che si chiama Inverno, il crinale che scende, e qui non si vede, ma c'è la casa. Avanti. Eccolo. Ora, questa casa, come vedete, è una casa normalissima, che ha due falde e una facciata, un po' come disegnano le case ai bambini. Però ha un elemento che la differenzia dalle case dei bambini, che è questo grande occhio. Questo elemento è stato definito nei modi più diversi dai critici d'architettura. Uno ha parlato di un rosone, qualcun altro ha parlato del nudo di Munch rispetto alla tragedia del paesaggio. Insomma, ci sono opinioni diverse, evidentemente. E forse la più azzeccata è quella di una critica americana che ha fatto un bel libro per la Fagan, un libro sugli interni, e ha detto: secondo me questo è un occhio per guardarsi dentro. Di fatto c'è una questione. Lì dietro c'è un ambiente di 3,50 m x 3,50 m, quindi piccolissimo, però è alto come la casa. Tutti gli altri ambienti girano intorno a quelli, che sono ambienti di 3 metri in altezza. Questo ambiente è un ambiente speciale, è una biblioteca. Io ho sempre molto amato la biblioteca che Monaldo Leopardi, padre di Giacomo, fece costruire alle Canati il palazzo Leopardi. Era una biblioteca straordinaria. E lui sognava che le canatesi erano tutti analfabeti. Avessero potuto un giorno utilizzare, usufruire di questa biblioteca. Penso che pochi alcanatesi la utilizzarono, però
a qualcuno servì. E servì a livello infinito. E allora ho pensato che la biblioteca doveva essere il cuore della mia casa. Avanti. Ecco, qui vedete una sezione che vi fa capire il funzionamento. La biblioteca è questa. È alta come la casa ed è abitata esclusivamente dai libri, da questi balconcini per attingere i libri, da un camino e da un quadro di donna che legge, che sta qui sopra. I libri avvolgono le pareti. L'occhio è dietro le vostre spalle, in questo caso, e guarda il paese e il paesaggio. L'altro occhio è il camino, che guarda da quella parte. Avanti. Ecco, capita molto spesso che verso sera qualcuno suoni il campanello e chieda un libro. E non lo importi, naturalmente. Ma il concetto è chiaro. Voi vedete, la biblioteca è aperta ed è rivolta verso il paese, perché io penso che, e non penso di essere l'unico, credo che dicesse anche il Scala, che dei libri si compra solo la stampa, il contenuto è di tutti. E allora la biblioteca ha pareti di mattoni, esattamente come l'esterno, mentre tutti gli altri ambienti, oltre ad essere più bassi, sono intonacati. E tutti gli altri ambienti dipendono totalmente dal libro. Del resto, quando voi aprite un libro, cosa fate? Quando voi aprite un libro, non cambiate forse la scala delle cose? E quando chiudete un libro, non cambiate nuovamente la scala delle cose? Io penso che siano molte analogie tra il libro e l'architettura. E il libro contiene questa duplicità, che è fatta di anima e di misura, di terra e di cielo. Pensate a Dante, quando nel 23° canto della Commedia ha la possibilità di vedere Dio, per esprimere cosa significa questa luce, ricorre a un passaggio straordinario, all'analogia col libro. Dice: qui, in questo momento, si raccoglie unito in un volume ciò che per l'universo si squaderna. Il volume, ciò che per l'universo si squaderna. Dice questo mentre vede l'assoluto. Da una parte la vita, dall'altra lo spirito, che per una volta stanno insieme e che lui può vedere. Attraverso il libro restituisce questa similitudine. La donna, appunto, che legge, è un quadro di famiglia che aspettava di essere messo lì. E poi il cammino, avanti. Questa foto è fatta, scattata, stando coricati in terra, avete il cammino davanti, la donna, i libri, l'occhio che guarda il paesaggio, dietro, avanti, una casa padana, due falde e una serie di finestre precise, secche, dure, senza nessun'altra concessione. La vita privata e l'aspetto pubblico della biblioteca, dell'edificio, che devono coincidere, perché solo quando un'architettura trova questo rapporto, che non è per uno solo, ha un significato. Avanti. Ancora questa ossessione, se volete, ma è con le ossessioni che forse si spiegano meglio le cose, e io ne ho scelte alcune tra le mie.
questa è la mia Emilia, qui c'è Piacenza, là c'è Bologna, questa è la città di Parma. Questa immagine si riferisce a un passaggio di diverse decine di anni fa, in cui ancora qui non c'era costruito oggi la nuova circonvallazione, arriva a lambire questo cerchietto rosso. Lì sul limite tra città e paesaggio agrario ho progettato qualche anno fa un edificio particolare, particolarissimo, che in Italia non è molto diffuso, ma nel nord Europa lo è da anni, e cioè un crematorio. Quelli che vedete, i segni rossi che vedete, ovviamente, sono i riferimenti alla centuriazione romana che ancora esistono nel paesaggio intorno a Parma. Guardate come sono numerosi e guardate come si rapportano ovviamente in senso ortogonale e parallelo con la Via Emilia. La Via Emilia e il Decumano Massimo, questi sono gli andamenti, Carlo e Decumano, rapportati al sistema romano. Ancora una volta la struttura del paesaggio. Dentro quella struttura sta tutto ciò che rivela ciò che la tradizione ci ha consegnato e che è inevitabile, rispetto al quale dobbiamo confrontarci. E allora qui sono stato un po' aiutato, perché l'antico cimitero di Madera, che è un piccolo cimitero suburbano, aveva già in pratica questo orientamento particolare di parallelismo con la Via Emilia. Avanti. Ecco la Via Emilia, siamo nelle vicinanze del cimitero di Valeria. Avanti. Eccolo qui, la Via Emilia lassù, questo è il cimitero. E vedete come la scelta fondativa, cioè quella con cui si inizia il progetto di architettura, è assolutamente determinante e decisiva. È un elemento, questo, parallelo alla Via Emilia, che è a poche centinaia di metri. E vedrete poi come questo fatto, a sua volta, come succedeva in altri termini al municipio di Noceto, diventa fondamentale per tenere insieme tipo e simbolo, perché assume la sua identità attraverso lo svolgimento di un percorso, che questa volta, visto il tema, trova, si può dire, quando il corpo viene trasportato qui. E qui, in questo grande spazio, abitato solo da colonne e da un ambone, viene letteralmente salutato, celebrato. Si avvia al secondo quadrato, ma prima di entrare nel secondo quadrato attraversa questa che si chiama Camera della Luce. Lì non c'è nulla, c'è solo una luce più forte che benedice il corpo e lo saluta. La salma quindi scompare non nella tenebra, ma nella luce. Il percorso continua, il corpo viene bruciato e ritorna alla terra. Avanti. La sezione dimostra la sala del commiato circondata dalle colonne, il grande taglio all'estremità che porta alla camera della luce e i locali di servizio laterali. Questo taglio che qui vedete era configurato a tutta altezza, lo vedrete poi, è diventato una alta porta. Avanti. Qui vedete bene il funzionamento che vi ho descritto, si arriva dal primo giardino, si attraversa questo portico, si entra nella sala del commiato, si assume la benedizione della luce, si entra nel secondo quadrato, il corpo viene bruciato, si esce dall'altro portico e si torna nel giardino. Avanti. Questa immagine vi riassume la sostanza del rapporto rispetto al paesaggio.
il recinto e il tempio vero e proprio, una sorta di grande altare, ha scritto qualcuno, per la città. A me interessa far notare alcuni elementi che mi hanno aiutato a progettarlo. Qui ad esempio vedete ci sono delle piante di gesso. Il gesso fino al 1800 caratterizzava in modo incredibile la campagna emiliana, perché segnava tutte le perimetrazioni dei campi. Questo era dovuto al fatto che serviva per allevamento dei vacchi da seta. Di questi filari di gesso ne sono rimasti pochissimi e uno era lì. Poi vedete il rapporto con i campi, un rapporto che mi interessa particolarmente, avrete capito il perché. Andiamo avanti. Con la chiesetta di Valera, che è distante un centinaio di metri, e poi avanti, con le case. Questa immagine mi è particolarmente cara perché tiene insieme tutto quello che io volevo dire. C'è l'architettura che vi ho descritto e ci sono le case dei buoni. E credo che in un certo modo si tengono insieme i due estremi della vita reale e dello spirito, cioè quell'equilibrio stretto in cui noi dobbiamo sempre individuare le misure per il progetto. Allora, vi dicevo che questo è un percorso e ve l'ho descritto. Questo è il primo giardino, quello d'arrivo, sempre di là a destra, quello d'ingresso, e si incontra la prima facciata. Vedete com'è trattata questa facciata? Se ritornassimo, ma non facciamo, al disegno, ci accorgeremmo che è una sorta di sezione. Non è una facciata, è come tagliata. E questi stessi pilastri non reggono nulla, perché l'architrave si regge da sola. E questi sono lì, più arretrati, solo per segnare un elemento simbolico. L'inizio del passaggio. Si entra avanti. Ecco, scusate, ecco, questo è il discorso che vi facevo, che riguarda questo taglio, che è esattamente identico dall'altra parte dell'edificio. Avanti. E poi la sala del comitato. Colonne, lambone, da cui si saluta, e la luce più forte che benedice il passaggio nell'altro quadrato. Avanti. Ancora in questo momento decisivo il libro. Perché il libro e la luce sono l'architettura. E quindi quando il libro e la luce si incontrano sono la vita. Borges scriveva, Borges che di libri se ne intendeva,
scriveva che una biblioteca non ha altro scopo che di rappresentare la vita, e che quando una biblioteca abbia raggiunto lo scopo di rappresentare la vita, di coincidere con essa è inutile. Questo è molto bello, perché segna attraverso quale percorso noi possiamo continuare a toccare questi due estremi che si presentano ogni giorno davanti ai nostri passi e anche davanti al nostro lavoro di architetti, e non distrarci. Avanti. La stanza della luce. Avanti. E poi uscita dall'altra parte, fino al giardino del ricordo, dove si possono sciogliere le ceneri o spargere le ceneri e farle ritornare alla terra, al paesaggio. Avanti. Le ceneri dunque ritornano alla struttura che noi assumiamo e riconosciamo ogni giorno come geometria del paesaggio in cui ci muoviamo, a quelle inevitabili misure che la tradizione, intesa come tempo che si pratica, ci consegna come materiale di lavoro e anche come materiale della nostra vita. Perché è abbastanza strano che un architetto possa pensare di prescindere dalla tradizione. Sarebbe come un uomo che pensa improvvisamente di poter prescindere da tutti gli anni che ha vissuto precedentemente. Ma questo non deve togliere forza alla capacità di novità contenuta nella tradizione. Qualcuno scriveva: io della tradizione non voglio la cenere, voglio il fuoco. Chiostro che è stata realizzata, le altre laterali lo saranno, come per tutti i cimiteri, nel tempo, avanti. E questo, siamo arrivati a Perugia, è Francesco, raffigurato da Giotto, cosa rappresenta? Eppure esiste, secondo voi, un santo più rivoluzionario di Francesco? Io non credo. Ha cambiato la storia dell'Occidente, ma l'ha cambiata a partire dal crocifisso antico. Avanti. La Porziuncola, l'altra chiesa restaurata da Francesco. L'impossibilità di scindere anima e corpo, spirito e terra. San Bonaventura lo spiega. Francesco doveva prepararsi alle questioni dello spirito occupandosi di cose materiali. Avanti. Avanti. Come lavorare in questa città, Perugia e nell'Umbria, se non a partire da questa considerazione fondamentale che segna il volto stesso della terra? Mi spiace, c'è poca luce e non posso leggervi alcune righe, ma le racconto, di un uomo straordinario, Romano Guardini, che dovendo celebrare Francesco ricorda in un libro un fatto fondamentale, intitolando il primo capitolo di questo libro su Francesco appunto Il volto della terra. Pensate, si occupa di un santo e comincia il libro con un capitolo che parla della terra. E in questo capitolo spiega l'Umbria. Che cos'è l'Umbria? Dice: sono andato in Italia, lui sapete viveva al nord, sono andato in Italia, sono sceso, ho visto il lago di Como,
tutte queste cose straordinarie, ho attraversato l'Emilia, la Toscana. Poi a un certo punto succede qualcosa di straordinario. I volumi delle case sono secchi, asciutti, non concedono nulla a nessuno. Sono solo blocchi cubici di pietra. Descrive questo paesaggio. Emotiva l'esistere di questo paesaggio e l'esistere di Francesco è una profondissima unione. Dice Francesco è nato da questo paesaggio. È questo che ha fatto nascere il suo modo di essere. Avanti. Perugia, lo sapete, è una delle più belle città italiane, ha un centro storico straordinario, ma è una città distrutta. Una città cresciuta sui colli e la maggioranza di questi colli negli ultimi 50-60 anni è stata distrutta da una speculazione selvaggia. In uno di questi colli, anzi nella valle che sta in fondo a uno di questi colli, che si chiama Ponte Doddi, ho potuto costruire negli ultimi 10 anni una chiesa. Siamo a poca distanza dal centro di Perugia, dal convento di Monterripido, ma siamo in mezzo a queste cose che vedete. Quanto di più terribile possa rappresentare efficacemente la speculazione di edilizia italiana. Fare una chiesa lì in un lotto disgraziato come questo che vedete qua era un compito arduo, soprattutto perché bisognava fare una chiesa che riscattasse questo luogo. E allora l'unico modo di riferirsi a qualcosa che aveva senso, a mio modo di vedere, era quello di lavorare dentro le misure di questa regione. Spirito, terra. La terra, com'è a Perugia la terra? I perugini chiamano Acropoli la loro piazza. È costruita in alto. Tutta la città è sviluppata su livelli differenti. E poi le sostituzioni. Queste architetture che stanno sotto e che servono per sostenere altre architetture e che sono più importanti delle architetture che stanno sopra perché determinano il vero carattere della città. E quindi ragionamenti molto semplici. Qui siamo in basso, lì siamo in alto. Come deve nascere l'architettura? Pensiamo a una piazza bassa e a una piazza alta, come è nella natura della città di Perugia. E pensiamo a un percorso che le colleghi, l'architettura è quella lì, ma quando si fa una chiesa, non si muove, la piazza bassa a destra, la piazza alta qui, la chiesa, la canonica, il centro parrocchiale, i due percorsi, un percorso entra in basso, conduce fino all'altare attraverso una luce che si incide nella facciata e si spegne dietro le spalle del celebrante. Questo percorso continua ed entra letteralmente nella terra, diventando una cripta. Ma c'è un secondo percorso esterno, che qui non vedete, che porta da questa quota, così, fino a questa, dalla piazza bassa alla piazza alta. Due percorsi, uno interno e uno esterno. Si tratta della rappresentazione del modo in cui la città di Perugia è costruita. Questo svolgimento però deve diventare una croce. Perché abbiamo detto prima che è attraverso la croce e soprattutto nell'architettura delle chiese, ma in generale, a un certo punto la storia dell'Occidente muta, cambia, si sposta. Ma è la stessa solidità della canonica. Tutto questo svolgimento che vi ho raccontato avviene alle quote di sotto, quella
che va nella terra, quella che sale tra i due livelli, e poi la presenza fortissima di questo edificio che esso stesso diventa una sostruzione. Un percorso a rovescio, una sostruzione che qui sembra proteggere il centro, ma che poi in realtà non è altro che una sostruzione fatta dopo, a sorreggere qualcosa che c'è già, per riscattarlo. Avanti. Eccolo. Avanti. 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 Sì. Andiamo ancora avanti. Sì. Qui vedete il rapporto inverso, quello che lega la canonica che sta sulla sinistra alla chiesa, e laggiù, in mezzo a quel frastuono, l'unico frammento d'Umbria che rimane, diciamo, lì dentro, un casale rosa, e vedrete come proprio quelli sono oggetto del percorso rovescio, quello dell'uscita dalla chiesa. Avanti. Avanti. Sì. La linea di luce che ci conduce all'altare e poi alla cripta. Avanti. Sì. Avanti. L'uscita che torna al paesaggio. Avanti. E ci avviamo a concludere, perché sono stato già molto più lungo di quello che avevo promesso. Quindi rapidamente concludiamo, osservando come questo signore, che si chiama Piero della Francesca, rappresenta il rapporto tra cielo e terra. Una tomba, il Cristo che risorge, e là dietro c'è, come sempre avviene nella pittura italiana del Rinascimento, il paesaggio reale. Ricordate, i pittori italiani dipingono un primo piano canonico, come si dice, ma quello che dipingono dietro rappresenta sempre la verità, la loro verità. E Piero rappresenta dietro sempre casa propria, cioè l'Alta Val Tiberina, il paesaggio di San Sepolcro, che Plinio definiva molti secoli prima il paesaggio più bello del mondo, dicendo che sarebbe stato necessario un pittore che lo dipingesse. E guarda caso arriva un signore che si chiama Piero della Francesca e molti secoli dopo lo dipinge. Il Cristo risorge, ma non abbandona la terra. Ci sono molte pagine interessanti su questo fatto. Il Cristo rimane profondamente attaccato alla terra. Guardate quel piede che sta lì, e del resto la sua espressione non tradisce un entusiasmo eccessivo. Sa che c'è ancora molto da fare laggiù. E dietro il paesaggio vero, avanti. Il Tevere del Giordano, vedete, e là, in un diverso momento del ciclo culturale, ancora il paesaggio di San Sepolcro, il Battista, alto come Cristo, con la battezza, avanti. Il San Geronimo, dove San Sepolcro si vede con le sue torri e i suoi campanili, addirittura, avanti. La città dei vivi, la città storica, questo è tutto quello che è stato costruito intorno a San Sepolcro, e questa è la città dei morti, il cimitero,
Quando sono stato chiamato ad ampliare il cimitero era questo, che vedete qui, la parte verticale, insomma. E siccome la città dei morti è sempre la fedele rappresentazione della città dei vivi, il cimitero di San Sepolcro si componeva di un bel cimitero ottocentesco, un discreto cimitero novecentesco, un buon cimitero di metà novecento, un terribile cimitero degli ultimi 30 anni del novecento, costituito da queste stecche prefabbricate. La scelta è stata quella di fare quindi un altro recinto che inglobasse la parte più deteriorata del cimitero e tenesse viva quella più interessante, la sola collina. Sopra questo recinto, unicamente appoggiata una croce che contiene gli ossari, ed è rivolta verso la porta fiorentina, la porta più importante della città storica di San Sepolcro, quella da cui si andava a Firenze. Qui vi mostro rapidissimamente alcuni frammenti del cimitero realizzato. Il tema si riassume così: la tomba, il paesaggio, il cielo, tutto il resto non c'è più. Il rapporto che si ripristina è quello stesso che Piero stabiliva nella resurrezione: la tomba, il paesaggio, il cielo, la terra, il cielo. La mediazione avviene attraverso l'architettura. Avanti. Sì. Qui vedete dei frammenti in costruzione, questa è la galleria, è dominata dentalmente, avanti, andiamo pure veloci. Sì. Il rapporto con la collina di San Sepolcro. Avanti. Sì. Il cimitero che comincia ad essere abitato dalla vita e quindi dalla morte. Questa immagine, che è ormai quasi conclusiva, si riferisce a uno dei più bei film di Andrei Tarkovsky, Nostalgia. I protagonisti sono un intellettuale russo e la sua bellissima interprete, Eugenia, che lo accompagna a vedere queste bellezze eccessive. Tarkovsky, lo sapete, era un signore che quando visitava gli Uffizi si fermava dopo le prime sale perché temeva di essere corrotto dalla pittura rinascimentale italiana. Attraverso questo paradosso esprimeva un concetto fondamentale: la bellezza di per sé non conta nulla, l'arte si manifesta solo in una coniugazione tra arte, bellezza più spirito. E allora non scende, la ragazza non capisce e continuerà a non capire. A un certo punto impaziente si avvia da sola verso la cripta che Tarkovsky ha immaginato come una cripta arcaica, gotica, per vedere la Madonna del Parto. Lui resta lì. La ragazza entra, ma non vede la Madonna del Parto. Vede solo la penombra. Tarkovsky non fa vedere a Eugenia. Alcune donne del popolo stanno adorando una Madonna in legno, posta a fianco appunto della Madonna del Parto. Solo e soltanto quando questo rito pagano, che rappresenta evidentemente la vita vera, rapportata alla pura bellezza, solo e soltanto quando questo rito pagano sarà terminato, un volo di colombi si disperderà nelle arcate della cripta, la luce delle candele si alzerà e Tarkovsky mostrerà
a noi e a Eugenia il volto della Madonna. Allora, questo progetto finale, ma invece mi fermo qui perché penso che sia sufficiente. È divertente questa roba cinematografica. La luce cade, che cos'è l'intensità? E risponde: l'intensità è la caduta della luce. L'intensità è la caduta della luce. Affida cioè a questo raggio, la questione dell'intensità, cioè della verità, cioè di qualcosa che ci induce a pensare, a chiedere pietà, insomma, l'atto decisivo. E dice: nessuno ha mai detto con chiarezza, si riferisce sempre al cinema, a questo straordinario fenomeno, che questa condizione non si determina attraverso il fatto che, come sapete, quando si fanno le riprese si sposta il carrello, ci sono tutte queste questioni tecniche, no? Poi c'è il montaggio, c'è tutto quello che... Ma quello che arriva a noi è dato dalla caduta della luce. Da cosa deriva questa caduta della luce? Dice Deleuze. La caduta della luce deriva essenzialmente da un fatto spirituale, cioè dallo spostamento del punto di vista che il regista assume. Non è un fatto tecnico, è un fatto di spostamento del punto di vista. Perché vi ho fatto questo esempio, che riguarda la caduta della luce e non l'ombra? Per dire che anche la scelta dell'ombra è la stessa cosa. Non c'è luce senza ombra e non c'è ombra senza luce. Ma sia la luce che l'ombra possono essere solo governati dall'intensità. E io credo che nessuna architettura possa dirsi architettura se non contiene l'intensità. E l'intensità appartiene a un'operazione che ciascuno di noi compie, un tempo si diceva sul tavolo da disegno, ma che evidentemente non è meccanica e non avviene solo lì, e che si manifesta solo se contiene, ecco che tornano le misure giuste, il rapporto luce-ombra. Tarkovsky fa un esempio, sempre parlando di cinema, quando si riferisce al montaggio, dice: non potete pensare che il film si faccia col montaggio. Qualcuno ha pensato a un certo punto che il film si faccia col montaggio, cioè che se ha una certa abilità a montare le scene, venga fuori un buon film. Dice: può venire fuori un buon film, ma non un film vero. Perché ogni scena non si monta come due tubi di differente diametro, non vanno uno dentro l'altro, se non contiene prima l'intensità, cioè quel tale movimento dell'anima, dello spirito, capace
di rilevare le misure. E allora un progetto è quello, e la caduta della luce o la scelta dell'ombra sono e possono essere solo conseguenti a questo tipo di lavoro. Dunque, ovviamente un'idea non ce l'ho, perché io penso che ogni idea non possa prescindere, credo di essermi spiegato su questo in modo molto concreto, io non penso che si possa pensare a un progetto se non si sa dove questo progetto deve nascere. Quindi una moschea è diversa se la faccio a Roma, ad Algeri o a Oslo. Nascerebbe un progetto per me completamente. Il mio progetto ad Oslo non sarebbe certo simile al mio progetto a Roma o al mio progetto ad Algeri. Quindi ci sono dei fatti che costituiscono quella struttura di cui parlavamo fino adesso, quel rilievo delle misure, che sono solo lì. Ce ne sono alcune di carattere generale, che sono costituite dalla storia di questi luoghi, dalla loro vicenda architettonica, dalla letteratura di questi luoghi, cioè da ciò che contiene il loro essere. Ce ne sono altri che sono quelli pratici con cui poi le misure fanno i conti, cioè, come è evidente, la topografia, la geografia, no? Tutto ciò che regola la struttura intima di ciascun luogo. Quindi, il tema in sé, che vale per la moschea come per qualsiasi altra architettura, io ritengo che si possa svolgere solo a partire dal luogo in cui nasce. Detto ciò, io mi sono occupato di moschee per 5 anni, qualcosa che, almeno teoricamente, con l'Occidente ha poco a che fare. E mi dispiace, non posso mostrarvi gli esiti di questo lavoro, ma ci sono casi di questo genere. Paolo Portoghese ha costruito una moschea a Roma e credo si sia confrontato anche lui con una grande tradizione come quella romana. Se voi guardate, al di là del giudizio sull'architettura, che su cui ognuno di noi poi offre delle interpretazioni, ma per esempio le cupole della moschea realizzata a Roma da Portoghese sono delle cupole romane, non sono delle cupole orientali, non hanno nulla a che fare con le cupole. Allora, io credo che a fronte di qualsiasi tipo architettonico ci venga proposto, il tema debba declinarsi in modo, come dire, io penso di avere alcuni maestri che voi magari non conoscete, perché sono vissuti 5 secoli fa. Il primo è certamente un architetto che si chiama Giovanni Battista Leotti, che era anche un ingegnere, è l'autore del Teatro Farnese, che è stato realizzato a Parma nel Palazzo degli Filotti. Ma non mi interessava in quanto autore del Teatro Farnese, mi interessava perché, pensate, lui era, come diceva l'autore, il più intelligente di acqua che abbiamo avuto. Cioè era un signore che si occupava della manutenzione e della legimazione dei canali della pianura padana. I canali irrigui erano il sangue che correva nel paesaggio, evidentemente. Era quel signore che si occupava per gli estensi della salvaguardia di Ferrara dalle alluvioni del Po. E che poi a un certo punto si chiamano a Parma per fare un teatro dentro il corpo della Pilotta. La Pilotta è questo grande edificio che totalmente fuori scala, reggia farnesiana, che sta in mezzo a Parma. Un palazzo totalmente chiuso perché i farnesi avevano paura di tutto. E pensate cosa fanno? Chiamano un architetto che era anche il più grande ingegnere d'acque del nord Italia, serviva alle più importanti famiglie, e gli chiedono di fare un teatro dentro la Pilotta, al primo piano,
teatro al primo piano. Aleotti concepisce un teatro in cui la camera si allarga in occasione delle feste, delle naumachie, si chiamavano così, le battaglie navali a sfondo mitologico, e praticamente cosa fa? Porta nel cuore del più grande monumento padano il mare. Cioè una cosa che lì, in una situazione totalmente di terra, non esisteva. Porta il mare al primo piano e l'acqua che corre dentro il mare, finto, ma reale, perché è fatto di acqua, del teatro Farnese è l'acqua che corre nei canali, dei fiumi, della pianura padana. Ciò stabilisce questo incredibile rapporto tra la struttura del paesaggio e quella cosa che manifesta più di tutte l'architettura attraverso il cambiamento di scala totale, il teatro. Ecco, io sono molto vicino a questo architetto che è stato tra i miei maestri, perché ritengo che, come altri di cui potrei parlare, che hanno lavorato lì, ad esempio Vignola quando lavora nel Palazzo Farnese di Piacenza, dove fa la stessa cosa, perché prende un teatro classico e lo mette dentro il cortile di un palazzo. Piacenza aveva avuto il più grande palazzo di teatro romano del nord Italia, come scrive Tacito. Lui prende il teatro, gli cambia totalmente la scala e lo mette dentro un palazzo e ne fa il medium, perché scava la parte posteriore del palazzo, ne fa il medium tra il palazzo e il palazzo esterno, che ancora una volta va nei canali e arriva fino al Po. Pensate, usa il teatro per stabilire questo rapporto tra struttura della terra e struttura della visione. Quindi il cambio di scala, la misura delle cose, e lo fa Vignola, pensate, Vignola è un signore che, come dicevamo prima, si occupava dei più straordinari manuali dell'architettura che esistono nel nostro Rinascimento. Eppure prende una figura classica e la deforma totalmente, la trasporta attraverso i secoli e la fa diventare un'altra cosa. Ecco, la brace e non la cenere. Questi sono i miei maestri. Questa è una domanda bellissima. Mi dispiace rispondere in modo un po' superficiale, anche perché è un po' tardi, ma comincerò col dirle che la tecnica è una cosa seria. E secondo me molti architetti non hanno capito. Tant'è che ne fanno un uso ridicolo, al limite del comico. La tecnica è una cosa importantissima. Ma la tecnica non è altro che una protesi della mente dell'uomo, una protesi fondamentale, cioè qualcosa che deve essere al servizio del progetto d'architettura. Nel momento in cui qualcuno pensa che la tecnica coincida col progetto, ha ucciso il progetto e non ha fatto qualcosa di tecnicamente apprezzato. Questo è il mio rapporto con la tecnica e per questo guardo con grande diffidenza tutti coloro che fanno finta di avere confidenza con la tecnica. Proprio perché la tecnica è una cosa seria, non può che derivare da una sovrapposizione di emozioni, quindi la tradizione. Se voi mi spiegate quali siano i modi in cui la tecnica si è compiuta, non potrete negare l'esistenza di un percorso evolutivo, progressivo, che poi ha avuto degli sbalzi straordinari, per esempio appunto nel Novecento, questo grande imputato che ne è uscito stasera della distruzione del nostro paesaggio. Ma perché il Novecento ha distrutto il nostro paesaggio? Perché a un certo punto si è ritenuto che ci si potesse affidare alla tecnica e quindi al principio di astrazione che tutto poteva sostituire.
c'è una bella analogia di Romano Guardini, che ho citato prima e che cito ancora, consigliandovi di leggere un libro che io considero straordinario, che si chiama Lettere dal Lago di Como, che penso sia il miglior manuale che un architetto può avere oggi, scritto nel 1923. E Guardini fa tanti esempi, ne cito uno solo. Parla del camino, il camino che avete visto prima, quello che sta dentro la casa italiana. Dice in una di queste sue lettere, vedi, per esempio, il camino. Dentro le case italiane da sempre esiste il camino. È evidente che questo è un fatto tecnico, ormai a carico, con cui l'uomo ha dominato in un certo senso la fiamma, pensate, ha messo la cornice al fuoco, un atto di forza incredibile, attraverso un fatto tecnico, ha regimato il fuoco obbligandolo a scaldare in una certa situazione, in un certo spazio. Ha compiuto una violenza, quella che qualsiasi fatto tecnico compie, come principio. Però, dice Guardini, ha fatto una cosa fondamentale, ma il fuoco non si è ribellato perché ha lasciato al fuoco la propria vita. Se noi entriamo in una casa italiana, dice lui, allora ci accorgeremo che il fuoco è circoscritto, è vincolato, ma non ha impedito alla fiamma di manifestarsi. Dico questo perché qualsiasi fatto tecnico espresso come un fatto assoluto e coercitivo rispetto all'architettura, o peggio ancora, come un fatto solamente formale, è qualcosa che non ha aderenza alla vita, non ha aderenza al fuoco. Se la tecnica vuole coincidere con l'architettura, non è architettura. Peggio ancora se è esibizione di tecnica, non è architettura. La tecnica è uno strumento che noi dobbiamo saper domare e utilizzare per i nostri fini, che non sono tecnici. Questo penso io. Bene, se non sono altri interventi, direi verso la conclusione. Ringraziamo di cuore Paolo.